Presidente, che effetto le fa tornare a Catania? L'effetto che mi ha fatto tornare in Sicilia. L'effetto di tornare a casa, cioè le persone nella terra che amo, cioè le persone a cui voglio bene e credo mi vogliono bene. Tante persone qui non si sono dimenticate, vediamo. Questa è una cosa che mi ha confortato negli anni della mia privazione alla libertà e mi conforta adesso sapere che essere rimasto nel cuore e negli affetti della gente è una cosa che mi ripaga di questi 5 anni di sofferenza. Un libro che rivive la sua esperienza giudiziaria vista però da un altro punto di vista. Sì, devo dire che sono qui proprio perché sento il dovere di presenziare al lavoro di uno scrittore che non conosco e che ha avuto la forza di leggere migliaia di pagine e scrivere quello che pensa. Devo dire che è giusto che io in qualche modo sia presente proprio, ma non parlerò mai più del mio processo perché appartiene alla mia coscienza e spero anche alla coscienza delle persone che mi vogliono bene, dei siciliani. Per me è un capitolo chiuso, ho accettato la sentenza, l'ho rispettata, adesso vorrei ricominciare e tornare a vivere. Ho detto l'altro giorno in un'intervista a vivere con i sentimenti, nel senso che voglio fare le cose che ritengo giuste, stare nella mia terra e tentare di essere ancora utile, tornare a vivere insieme alle persone che mi vogliono bene. Presidente, utile come? Ricomincio dalla mia famiglia, dalla quale non sono mai andato via, nel senso che siamo rimasti uniti in una corresponsione, anche se distanti, anche se il magistrato di sorveglianza ha ritenuto che non potesse esserci corresponsione di sensi tra me e mia madre, non mandandomi a vederla. Invece ricomincio proprio da lì, da mia madre, ricomincio dal ricordo di mio padre al quale non ho potuto stringere la mano mentre moriva, ricomincio da mia moglie e dai miei figli che hanno bisogno di me, e ricomincio nel continuare, anzi continuo, più che ricomincio nel voler bene alle persone che mi vogliono bene. Nella politica? Il discorso straordinario della mia vita, credo che sia stata la cosa più bella che abbia mai fatto in vita mia, la mia passione di sempre, sono orgoglioso di essere stato presidente di questa terra, di essere stato votato da 1.800.000 siciliani che mi hanno voluto. Se tornassi indietro rifarei l'esperienza di presidente, pur sapendo che quell'esperienza mi riporterebbe in galera, la rifarei, perché non c'è nulla di più bello e di più orgoglioso di poter rappresentare la propria terra e la propria gente. Ma è un discorso dell'altro Toto Cuffaro, dell'altra vita. Per quel che mi riguarda adesso c'è posto per il volontariato, per essere vicino alla gente, della mia esperienza che continuerò fra qualche mese in Africa, in Burundi, dove andrò a fare il medico volontario. Pensa al processo di revisione? Processo di revisione? No, non voglio soltanto vivere la mia vita ed essere utile a questa Sicilia in un modo diverso, facendo il volontariato. Ho chiuso con le mie vicende processuali, non voglio più saperne niente. Pare che voglia rimettere sulla Democrazia Cristiana. Io? Questa è una cosa assurda che spero e mi auguro che non la dica nessuno. Se io potessi, se fossi un santo, farei rivivere la Democrazia Cristiana, perché credo che sia stato un grande partito, ma per quel che mi riguarda non ho né voglia e credo di non essere neanche capace di poter tornare a fare politica e rimettere su un partito. Questa politica di adesso non la capisco, non mi appartiene, è diversa da quella che facevo io, non serve che io ci sia e soprattutto io non voglio più esserci. Ma Renzi un pochino lo sta facendo. Ah, non lo so. Ma Renzi spero che ci sia qualcuno che faccia bene il presidente, che ami la Sicilia, diciamo, almeno quando l'ho amata io. Uomo o donna? Ah, non ha importanza, purché ami la Sicilia va bene, uomo, donna, non sarebbe male un presidente donna, ma non perché non c'è mai stato in Sicilia, ma non serve sapere se è uomo o donna, serve sapere che ama la Sicilia e lavora per costruire, produrre e rischiare, perché se in politica non si ha il coraggio di rischiare è difficile
costruire motivi di produzione e di lavoro. Se fosse un grillino? Beh, le grilline sono siciliane, gente che ama questa terra, anche loro credo abbiano diritto di esprimere le loro idee e di valutarle.